Il Bari è ben lontano dall'essere un ammazzacampionato, giunge al Menti di Castellammare di Stabia, la seconda sconfitta nelle ultime tre giornate, ma soprattutto una prestazione incolore, anonima, caratterizzata da una irritante sterilità offensiva e da una fase difensiva sempre soccombente, con i campani a vincere sistematicamente ogni contrasto, ad aggiudicarsi ogni seconda palla. Spicca in negativo Gigliotti, autentico match loser, dal fondo del rigore goffamente concesso agli avversari e dal doppio giallo che a tempo ormai scaduto lascia i suoi in 10. Sottili, coach stabiese, aveva impostato un match di contenimento, ma dopo aver assistito al nulla che Antenucci e compagni avevano da proporre per una buona mezz'ora, pensa bene di affondare i primi colpi. Bianco, molto lento e prevedibile, perde palla con Stoppa a portare Panico al tiro da fuori, palla di poco al lato dalla porta di Frattali. Risponde Simeri, l'attaccante si libera dai 25 metri, calcia improvvisamente in porta un poderoso tiro che l'estremo campano Sarri blocca. Al ridosso dell'intervallo ecco il momento di follia di Guillaume Gigliotti, da Panico a Stoppa, traiettoria che il difensore biancorosso intercetta con un intervento plateale, soprattutto goffo, rimediando una ovvia ammonizione, ma soprattutto propiziando il calcio di rigore che Eusepi trasforma. Michele Mignani le tenta tutte nella ripresa in campo di Gennaro e Marras, 10 minuti più tardi anche Del Rico, e che dira delle metamorfosi tattiche, se ne conteranno almeno 4 sino a fine gara, che non sortiranno effetto alcuno, anzi è la Juve Stabia a sfiorare il raddoppio con Panico. Il Bari alza solo polvere, conquista il controllo dell'azione, sì, ma non produce alcunché, c'è solo il tempo per apprezzare, si fa per dire, questa seconda prodezza difensiva di Gigliotti, che stende il neo entrato evacuo e rimedia il secondo giallo allo scadere Del Rico. Su corner di Pucino va al tiro di prima intenzione, un tentativo disperato di raddrizzare un match che la Juve Stabia non avrebbe mai creduto di vincere, né il Bari di perdere, come dichiarato da un Mignani visibilmente deluso e contrariato. All'obiettivo mancano ancora decine di partite e punti da conquistare. Il pomeriggio di Castellammare non doveva coincidere con una trasferta senza punti e non doveva esserlo nemmeno Francavilla Fontana, ma di quella trasferta conosciamo benissimo l'epilogo.